Buonasera, buonasera amici della libreria Ibis, grazie per essere intervenuti. Questa sera parleremo di un testo tradotto per l'Occidente grazie all'opera congiunta di Jung e Wilhelm all'inizio del Novecento, che ha suscitato e suscita tuttora interesse degli appassionati di storia delle religioni, degli psicologi e degli alchimisti. E come dice il relatore di questo incontro che avete già intravisto, un utilissimo manuale di meditazione della scuola della realtà improvvisa. Il testo è Il segreto del fiore d'oro e in questa serata Leonardo Anfossi cercherà di illustrarcelo meglio, evidenziando alcuni errori di interpretazione, parlandoci della scoperta del testo originario e cercherà di fornire chiavi interpretative utili per realizzare la meditazione con minor sforzo. Eccoci qua, ciao Leonardo, buona serata. Buona serata a te e a tutti voi e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, che vedo sono già 9-10. Sì, questi sono quelli Ecco. le persone che stanno seguendo da YouTube, ma ci sono anche le persone su Facebook. Dirò due cose in più su di te, in modo che chi non ti conosce potrà avere qualche altra indicazione. Reverendo Leonardo Anfossi, Rei Hyo Ekai, è un esperto di meditazione, esoterismo tradizionale e di laboratorio alchimico. Avendo praticato ricerche in questi campi per vari decenni, inoltre maestro e abate della tradizione buddista Zen Rinzai ed esperto naturopata. Scrittore, conferenziere, vive e opera in Italia e in Europa, opera anche in Europa. Ha pubblicato Zen Koan e nell'89 per la, editrice L'Ottava di Franco Battiato, Banananda. Eccoci qua. E Zen Naikan un Sì, paio di anni fa. certo, ci sono altri testi che mi sono dimenticato di citare, Zen Naikan e altri trattatelli sull'alchimia, di un piccolo editore, ma guerritissimo, che è Fontana Editore, appunto. Infatti. Bene, bene, e poi magari se ne potrà parlare anche di questi testi, di questo argomento, nei prossimi incontri che ci saranno, sempre su questo testo, perché è un testo veramente, nonostante la sua brevità, molto denso e quindi appunto Leonardo ce ne parlerà ampiamente. A iniziare da questa serata, a te la parola. Chi volesse Cominciare da ora, prego. può fare delle domande che io poi girerò al relatore. Bene, A te la parola. molto bene. Grazie Cesare, ringrazio Cesare e la libreria Ibis, che è un'istituzione meravigliosa, che dà un beneficio enorme a tutta Bologna, anche alle persone che non sanno che cos'è, che non la frequentano, perché certe realtà si emanano come degli astri, come dei fari. E la libreria Ibis è una di queste realtà. Ho fatto conferenze anche in altre librerie, per esempio alla Watkins di Londra, posso dire, storica, leggendaria, ma nessuna libreria che ho mai visto ha la pregnanza veramente della Ibis, cioè questi muri, come si può dire, come si suol dire, potrebbero parlare, letteralmente. Bene, allora ringrazio tutti quelli che partecipano a questa conferenza perché non di meno la farò per loro, quindi io ho un quadro generale di quanto voglio dire, però alla fine la farò per tutti quelli che convergono con la loro attenzione in questo istante. Bene, allora, anche se dovrò dire qualcosa di erudito per forza, però vorrei mantenere questa conferenza nella pratica, cioè dare proprio lo stimolo un po' della pratica sia alle persone che sono qui in questa sala, sia a quelli che sono a casa. Quindi faremo assieme delle tecniche. Dunque, cos'è successo? Posso iniziare da quando iniziai a cercare di capire cosa, come dire, qual è la base culturale di una pratica, diciamo genericamente orientale, in Occidente, qual è stata
l'accoglienza di questa realtà, perché certamente questa realtà è stata costruita da persone che praticano, ma anche da, diciamo, accademici o da persone che svolgevano attività limitrofe alla realtà, appunto, della meditazione, della pratica spirituale. Allora salta fuori che cosa? Saltano fuori gli psicologi, salta fuori Carl Gustav Jung. Ma da dove veniva Jung? Allora, brevissimamente, se non si è giunti alla connotazione con Sigmund Freud, poco ci manca. In altri tempi c'è un rispetto formale molto forte, ma durante uno dei congressi di psicanalisi, se non mi sbaglio bene, il secondo, accadde che Sigmund Freud chiese anche pubblicamente a Carl Gustav Jung di diventare il suo successore, quindi di presiedere a questa organizzazione europea e poi mondiale. Carl Gustav Jung per due volte gli rispose picche e Sigmund Freud per due volte svenne, si dice, scivolando sotto il tavolo, sicché non era neanche un attimino isterico neanche lui. Quando ci fu un confronto fra i due, non molto sereno per la verità, perché Freud non capiva perché il suo pupillo avesse rifiutato questa funzione sacramentale, perché quello che voleva fare Freud era creare un sacerdozio. E un sacerdozio di tipo scientemente materialista. Questo è importante da capire. E ovviamente Jung spiegò che la sua ricerca andava in tutta un'altra direzione, che non era interessato, come dire, a un dogma generale della mente umana, e Freud gli sottolineò che in realtà loro avevano appunto una funzione sacerdotale di grande importanza che espresse in questi termini, perché Jung lo rincorse in questo chiedendogli perché, cosa c'è che si deve fare. E lui disse: dobbiamo fermare la nera marea montante dell'occultismo. E lui dice: ma veramente? Cioè, questo è uno dei miei primi interessi, capire quello che è nascosto. Allora, se si dice di occulto, è quello, quindi non c'entro niente con la fisima materialista sua, gentile professore. E quindi qua si creò certamente uno scisma. Ma da dove viene Jung? Ovvero, dov'è che ha costruito il suo personaggio? Dov'è che si è informato? Jung era una persona intelligente, quindi è andato a suo tempo da chi era l'esperto di quel periodo. Allora, lui aveva compreso che nella mente c'era qualcosa di misterioso, che la mente poteva fiorire, che la mente non era semplicemente il cervello. La mente ha veramente qualcosa di misterioso. Allora, scoperse che entrando in uno stato di deliquio, come lo chiamava lui, si manifestavano fondamentalmente quelli che sono archetipi, cioè lui semplicemente si lasciava andare sulla sua poltrona e, si sa, le immagini mentali, anche nella psicanalisi freudiana, che si ripetono, ti vogliono dire qualcosa. E allora lui lasciava che si formassero queste immagini con le quali si confrontava. E lui raccontava di questa esperienza come qualcosa di molto scuotente. Quindi questa era la sua ricerca, che non era esclusivamente una ricerca appunto di tipo, come dire, comportamentale, neurologico. Ora, io non sono un esperto di psicanalisi, vi accorgerete che sarò esperto di qualcos'altro, ma arriviamo sul punto. Sono andato a Eranos a cercare di capire di che cosa si tratta, perché Eranos era il luogo che praticamente fu conquistato da Carl Gustav Jung vicino ad Ascona in Svizzera. Attenti quando parcheggiate, perché lo trovate solo con il satellitare, sapete che è giù lì e c'è solo una rientranza per parcheggiare, buona fortuna.
E in questo luogo praticamente si susseguirono personaggi dalla grande capacità, dalla grande intelligenza, soprattutto dei mediatori verso altre culture. Adesso ne cito solo alcuni, ma sono tanti, sono veramente importanti. Mircea Eliade, Carini, che è quello che ho scritto Kereni, finalmente si è capito, si dice Carini. Poi, per esempio, per la, appunto, Wilhelm per la tradizione cinese, Corben per quella islamica, e Corben era molto dotato perché Corben aveva la capacità di capire il senso di quello che veniva tradotto dall'arabo, come lo chiamiamo noi. E così via. Di seguito ci furono molte persone che parteciparono a questa che fu una collezione di ingegni paragonabile per qualche versi al gruppo di Ur, laddove però c'è stata una colita di persone, sono state radunate ispirazioni e competenze, però da un punto di vista letterario. Invece ad Ascona, a Eranos, andavano fisicamente, proprio andavano lì e tenevano conferenze, insegnamenti, eccetera. A un punto, diciamo così, che possiamo dire che Carl Gustav Jung scese con l'asso, fece briscola e, diciamo così, si prese questo luogo, che fu frequentato non solo da questi che tennero conferenze, eccetera, ma anche c'era proprio come un giro di persone che convergeva in questo luogo, per cui anche tutti gli esoteristi del tempo, tutti quelli della linea visionaria, Bailey, Blavatsky, non parteciparono fisicamente, ma confluirono con il loro interesse, con la loro curiosità e con la partecipazione di persone che certamente avevano studiato i loro testi, quelli di Krishnamurti, eccetera. Quando noi ci chiediamo di alcuni comportamenti di Carl Gustav Jung, dobbiamo capire che lui era figlio di una persona molto importante, una persona economicamente comoda e, diciamo così, soprattutto, per fare un paragone, un vescovo della religione calvinista. Non ci sono i vescovi, ma per dire che era molto importante. Carl Gustav Jung quindi ebbe una vita protetta. Possiamo presumere che anche se non avesse fatto successo come psicologo, comunque sarebbe stato supportato dai beni di famiglia. Allo stesso tempo fece una ricerca sincera, appassionata e di grande valore. Cosa fece? Si interessò della tradizione cinese perché sapeva che era molto composita e che in un qualche modo era anche una raccolta filtrata da molte culture, diciamo così. Diciamo che parte della tradizione cinese, come vedremo, viene dalla Persia, parte viene dall'India e parte, possiamo dire, è una elaborazione autoctona. Bene, allora, questo detto, cosa fece? Si interessò a Wilhelm, che appunto era stato uno dei precedenti che tennero conferenze in questo luogo, perché aveva tradotto dei testi. Wilhelm visse 21 anni in Cina e pare, poi ne parleremo nelle prossime puntate, che ebbe veramente dei contatti con la scuola, ovvero con la setta della realtà completa. Il che vuol dire che trovò gli epigoni di una tradizione piuttosto antica, pare venisse dalla dinastia Tang, quindi a cavallo, per spiegarci, dell'anno 1000, e con l'insegnamento di Wilhelm ebbe l'impulso per sviluppare la sua ricerca con gli archetipi. Vedremo da alcune slide che appunto lui alla fine riuscirà a
dialogare con Willem anche come praticante. Lui gli chiedeva: ho visto questo, ho visto quello, che cosa sta succedendo, eccetera. Allora qua abbiamo Thomas Cleary, e Thomas Cleary è stato un traduttore molto valente di tutta la tradizione cinese, e anche si è occupato di tradizione islamica, che in un qualche modo ha confutato quantomeno il fatto che il libro che scelse per tradurre e per titolare come Il segreto del fiore d'oro, perché gli ha dato questo titolo appunto Wilhelm, Richard Wilhelm, e lui non si capacitò di come avesse potuto tradurre un testo così pieno di refusi, e a dire di Thomas Cleary lui trovò il testo completo, insomma leggibile, comprensibile, che lui riuscì ad organizzare in modo che fosse capito. Allora, posso capire molto bene questo, perché per esempio mi è capitato fra le mani un testo tradotto in inglese dal cinese che riguarda lo studio dei mondò, che sarebbe domanda e risposta fra allievo e maestro, dove venivano riportati 18 casi. Sapete, no? Un monaco va dal maestro Zen, gli chiede X e il maestro Zen risponde Y. E lui dice: ma che stanno a D? Allora lì c'è tutto lo schema, in un qualche modo, delle risposte. Cioè, allora, il tipo di domanda di questo genere comporta una risposta di questo tipo, oppure di quest'altro tipo, oppure di quest'altro, vrum, eccetera, eccetera. Ma a leggere quello che era stato tradotto in inglese non ci azzeccava granché, ci vuole uno che pratica, e lì si accorge dalle parole che vengono usate di che cosa si parla, quindi va a sistemare tutto quanto e alla fine viene fuori qualcosa che per un praticante ha senso. Questo è il punto. Quindi chi pratica ha, come dire, una marcia in più. Thomas Cleary aveva comunque una marcia in più, perché era molto deduttivo, è una specie di Sherlock Holmes, possiamo dire così. Allora, innanzitutto, qua parliamo di meditazione. Vedete questo signore qua come molto concentrato, e però vedete che c'è come una specie di aura di foglie, no? Che parla di un mondo naturale, come se il mondo naturale fosse parte della sua aura, no? Vediamo che ha un gom tag, cioè sta così tanto seduto che deve in un qualche modo legarsi le gambe, e in certi casi bisogna farlo, perché sennò, chiaramente. E anche vediamo che si tocca dei punti, quindi ci parla di una tecnica, ma vediamo sopra in alto un'altra questione. Vediamo una divinità che potrebbe essere Chakrasambhara, sì. E questo perché c'è una relazione profonda fra chi pratica e gli archetipi, quindi riesce ad evocarli effettivamente. Cosa vuol dire evocazione di archetipi? È stato smarrito molto il senso di questo con la cristianità, perché con la cristianità abbiamo la teologia. Nei tempi antichi c'era la teurgia, cioè la relazione esplicita, diretta con il divino. Non che, voglio dire, i cristiani più profondi o i santi non abbiano relazione con il divino, ovviamente, ma è che proprio nell'antichità pagana e in Oriente, diciamo che c'era una visione pressoché scientifica, passatemi il termine, della relazione con il divino. Come si fa ad andare da qui a là? Sì, ma sai, leggiti... No. Dimmi la tecnica da qui a lì. Ecco, questa è la visione, diciamo, metodologica orientale, e in parte anche quella pagana, anche se più, diciamo, ritualistica, ma sempre con un fondamento filosofico. Difatti, una scoperta fondamentale per chi fa questi studi è capire che i filosofi erano tutti teurghi,
e certi te lo dicono. Poi ci sono studi linguistici che spiegano ancora meglio questo fatto. Bene. Allora, quindi è ovvio che chi vuole un contatto diretto con gli archetipi non ha timore, per esempio, della possessione. Oddio, vince lui, vinco io. Anche perché se andassimo a controllare San Paolo la sua lotta con l'angelo, insomma, capiremmo che più o meno siamo nella stessa area. Però non si deve dire. Comunque, allora, non ha un problema nella relazione con il divino, con le potenze, con gli archetipi, perché semplicemente si ritiene completamente esposto all'Eterno, e qua praticheremo assieme anche questo. Chi attiene all'eternità, chi è dell'eternità, chi vuole vivere l'eternità nell'eternità, sicuramente realizza quello, bussa e ti sarà aperto, ce l'hanno anche detto loro. Bene. Allora, qui abbiamo, diciamo, la versione cinese dell'immagine precedente, perché in Cina è tradizionale concepire appunto il concepimento di un figliuolo nel ventre. Qui è sottolineato il fatto che chi pratica qua sia un uomo, in realtà sarebbe un Buddha qua un po', come dire, sintetizzato con la Ushnisha qui in cima nella testa, no? È un po', si capisce che deve essere un personaggio un po' santo. Eccolo qua che appunto sta concependo il bambino interiore. Ah, beh, sì, chiaramente è chiaro che tutti gli psicopatici potrebbero concepire che si tratta chiaramente di pedo o qualcosa, ma cioè qua se ne sente dire di ogni. Quindi passiamo immediatamente a qualcos'altro prima che qualcuno cada nel peccato più grave. Allora, qua abbiamo una configurazione in cui il praticante è immerso negli archetipi che vengono tradotti appunto con la simbologia chiaramente cinese. Qui abbiamo, vedete, luna e sole. Se ci fate caso, per il praticante che nell'effigie, che nell'immagine, la luna è a destra e il sole è a sinistra. Noi andremo a praticare una tecnica nella quale le cose sono configurate in effetti così. Abbiamo sopra il drago, sotto la tigre, i vari trigrammi, non si scappa. Questa è la cultura cinese. Qui abbiamo le lunazioni con i vari esagrammi addirittura, sì. E qui quindi questa c'è tutta, come dire, la cosmologia funzionale a questo ordine di pratiche. Allora, adesso andiamo su alcune categorie e poi dopo pratichiamo. Allora, quello che, come dire, in genere viene chiamato Dio per i cinesi è lo Shen. Lo Shen è chiamatela l'anima, certi capovolgono questo, lo chiamano spirito, ma comunque è la potenza dell'essere che prende forma. Allora, nella visione, sottolineato nella visione della, appunto, della realtà completa, abbiamo immediatamente sotto lo Shen, Shi Shen e Yuan Shen, che sono natura naturata e natura naturans. Yuan Shen ha una caratteristica particolare che riguarda la luce. Allora, il titolo, quello che è stato riportato come il segreto del fiore d'oro, poi capiremo perché, il vero titolo è il principio del Qi ancestrale di Lu Su, Lu Dunbin, che sarebbe, dopo poi vi spiego chi è, che si basa sul Tai Yi, stato naturale o primordiale, quindi quello che i tibetani chiamano Rigpa, che sarebbe lo Yuan Shen, che abbiamo detto natura e naturans, situato in un minuscolo spazio del cuore, e lo Jin Hua, che è la sua luce nel cuore e ovunque. Non a caso i cinesi dicono Tai Yi rappresenta la carica elettrica, Jin Hua
il campo elettrico. Non addentriamoci, se no non si finisce più. Però nel mio Zennaikan, forse per la prima volta al mondo, non credo che sia mai stato scritto, ho paragonato il Qi e il Prana, sono in qualche modo riuscito a metterli insieme, a far capire cosa voglio dire, perché si intersecano, ok, questo è vero, però sono differenti, che uno riguarda l'elettricità e l'altro il magnetismo, che sono due fenomeni collegati ma non del tutto sovrapponibili. Uno e l'altro riguardano da subito il sistema nervoso, ma uno attraverso il respiro, il prana, l'altro attraverso la circolazione sanguigna, che è appunto il Qi. Ora, qua siamo nel mondo elettrico, perché i cinesi hanno una necessità culturale loro di pragmatismo e di impatto. Loro vogliono la cosa, ok? Arriva uno, come capitava i monaci buddisti, arrivano in Cina, magrolini, arancioni, cosa hanno fatto i cinesi? Quell'archetipo l'ho già visto, è la morte, Saturno. Cioè, l'hanno messo in goppa a un bufalo, capito? Che è il simbolo di Saturno, perché è un animale lento, è un pianeta lento, quindi l'archetipo è quello. E si vede questo arancione con la crocchia, non rasato, quindi è uno yogin, questo ci fa pensare, che sta parlando, cioè sta dicendo mantra su un bufalo. Questo è come loro vedono Saturno, capisci? Quindi per loro questo ascetismo non era funzionale. Tanto che per il popolo si inventarono il Buddha Cicciottello, che in realtà è un arahat, come dire, è un santo buddista, che sarebbe la rappresentazione del santo laico, che è ricco, comodo, contento, ha tutti i bambini attorno, eccetera, eccetera, ma è un praticante ed è un Buddha anche lui. Quindi i cinesi l'hanno accattato subito, certamente. Ok, allora, a chi si riferisce questo Lu Zhu, Lu Dunbin? Perché dice, l'ha scritto lui, si fa per dire chiaramente, perché è un po' difficile da dimostrare. Può essere che sia stato magari un discendente di Lu Dunbin. Lu Dunbin era un alchimista, letteralmente. In Cina, però, allora, facciamo una specificazione. Carl Gustav Jung era convinto che l'alchimia occidentale fosse qualcosa di meditativo, di psichico, eccetera. Non è vero. Era anche sacrale, era anche spirituale, ma era laboratorio, tanto è che oggi, a tutt'oggi, ci sono alchimisti che ti mettono nero su bianco il commentario di quanto dicono. Chiaramente a quel tempo non c'era la tavola di Mendeleev e ti dovevano spiegare il drago con le ali, quello senza ali, chiaramente. Poi dopo vai a fare l'opera e ti accorgi che veramente c'è una circolazione e succede che c'è uno che non vola, ma viene preso da quell'altra sostanza che è volatile, viene portato, eccetera, eccetera. E però chiaramente quelli chimici che non sono alchimisti, non hanno capacità di lettura, non hanno cultura, provano a fare le cose. Newton è stato un caso classico. Newton e Robert Boyle, padri della fisica e della chimica, possiamo dire così, ebbero come maestro lo stesso maestro, che si chiamava George Starkey, e veniva dagli Stati Uniti. Questo George Starkey gli aveva insegnato l'alchimia e li aveva presi al volo, perché già Newton aveva i capelli bianchi a 26 anni, perché lui faceva gli esperimenti con il mercurio, perché credeva che ci fosse scritto mercurio. E c'era scritto mercurio, ma era un altro mercurio, era il mercurio dei filosofi. Ma lui cazzeva Dantar il mercurio, quello delle miniere, e chiaramente si intossicava ed era diventato tutto bianco a 26 anni.
magari può essere che le sue teorie le abbia trovate fuori, dato proprio l'eccitazione che gli dava il mercurio, perché il mercurio, anche se lo respiri, ti fa effetto. Detto questo, l'alchimia in Occidente era veramente laboratorio, certamente anche con un intento spirituale, perché chi praticava alchimia doveva avere, come dire, una spiritualità profonda, perché per esperienza personale è una pratica massacrante. Cioè, tu hai la sindrome della puerpera, cioè a un certo punto ti svegli di notte, vai in laboratorio e vedi che effettivamente, per esempio, è calata la temperatura, non si sa perché. E allora tu vai a sistemare le cose. Cioè, quindi è una relazione con la materia che è impressionante, è veramente impressionante. E la materia in fondo non esiste, cioè, la materia è solo una forma corpuscolata della luce, ma fondamentalmente quello che gli alchimisti sanno è che questo mondo è di luce, e sanno che la parte corpuscolata della luce ha un potere particolare che si chiama spiritus mundi. Invece Jung pensa che sia una cosa solo spirituale, ma comunque dobbiamo ringraziarlo per i motivi di cui sopra. Allora, Lu Dongbin, da alchimista cinese, era propenso a fare sia una pratica spirituale che una pratica di laboratorio. In realtà dell'alchimia cinese di laboratorio c'è giunto praticamente nulla. Sappiamo che è abbastanza elementare, perché quello che serve nella pratica di laboratorio nell'alchimia cinese è creare delle sostanze che ti diano la possibilità di avere un prolungamento nella vita, degli elisir, elixir. Questo era praticamente quanto. Ma una cosa curiosa è questo: Lu Dongbin pare che fosse cristiano nestoriano. Colpo di scena. Cioè, passiamo oltre, perché sennò non si va più avanti, certamente. Allora, qui abbiamo un distillatore cinese che è identico a quelli che c'erano in Occidente. Qua potrebbero sorgere delle domande, in effetti. Qui invece abbiamo un altro tipo di diciamo forgia, via, sempre di laboratorio alchemico cinese. Qui abbiamo il famoso Ting. Il Ting è un esagramma dell'I Ching. Ting è il crogiolo. Ci sono le gambe e ci sono le anelle per portarlo. Però oramai pare che da secoli e secoli non si usasse per l'alchimia, ma che fosse uno strumento per portare il cibo a corte durante i banchetti imperiali. Quindi c'era questo simbolo che veniva portato col cibo dentro, ma è un crogiolo alchemico. Molti crogioli alchemici hanno le gambe che si inseriscono in una specie di mostro che le ingoia o le sputa, insomma, che si chiama Tao Tie, è l'orco solare, quindi il potere divorante del sole. L'orco solare, ah, satanismo, è un archetipo, è un simbolo. Qua abbiamo una carta, chiamiamo così, di un tarocco cinese, dove appunto c'è l'alchimista con il suo crogiolo. Qui abbiamo appunto invece una differenziazione fra il crogiolo materiale e quello interiore, il meditante e il ragazzino che sta dietro all'Atanor. Qui abbiamo che dall'Atanor esce l'embrione appunto del praticante Huan Dan, l'elisir capovolto, no? Boh, vabbè, l'hanno tradotto così, va bene. Qui abbiamo appunto spiegazioni di tutti questi vari centri ed esperienze, idem. Qua abbiamo una rappresentazione dell'alchimista cinese che, vedete, anche lui è una sorta, come nel mondo islamico, di scienziato. No? Forse è il vero scienziato. Questa è un'erboristeria.
come ancora se ne trovano a San Francisco, e devo dirvi, di tutti gli Stati Uniti, il luogo culturale più interessante che ho trovato è la Chinatown di San Francisco, tutti i resti. Stati Uniti. Allora, qui abbiamo parlato della relazione del Tibet con la Persia. Questo è un particolare di una statua tibetana dove si vede lo scettro di svastica. Svastica è un simbolo sacrale importantissimo per il Tibet, ma ancora più importante per il Burn, cioè per la tradizione tibetana che viene dalla Persia, quella più antica ancora del buddismo. Svastica è il simbolo appunto allora, svastica di per sé rappresenta il movimento della orsa minore in cielo nei quattro periodi dell'anno. E è il simbolo della divinità. Qua abbiamo, facciamo un excursus veloce, una praticante, una signora praticante, Burn, tibetana, questa è una iconografia tipicamente tibetana, però un po', come dire, trattata per scopi occidentali, che sta realizzando il corpo di luce, cioè il suo corpo si sta trasformando in luce. Vedete, i diversi colori sono gli elementi. Qui abbiamo dei personaggi per me importanti, perché sono stati maestri, e anche uno di questi anche amico, cioè piuttosto vicino, insomma. Appunto, vedete ancora lo svastica con gli elementi. Abbiamo Nankai Norbu, appunto, sulla sinistra, in quel momento nella zona del Monte Kailash. Abbiamo alla destra Tenzin Namdak, che è anche lì in basso, e a destra il suo allievo Tenzin Wangyal, che mi hanno insomma spiegato molto di quanto in realtà è descritto in Cina in questa tradizione. È la stessa cosa, fondamentalmente. Qui abbiamo tutto il lignaggio Burn, e non sto a raccontarvi, abbiamo sia praticanti che monaci, laici, divinità varie, così. Tutte. Ecco, allora, iniziamo a parlare del mandala. Carl Gustav Jung parlava spesso del mandala, non si dice mandala, si chiama mandala, e spesso disegnava mandala. Perché disegnava mandala? Perché un aspetto tipico della pratica, della scuola, della realtà completa, è appunto la visione di mandala. A un certo punto il praticante vede queste configurazioni. E questo è un tema del quale Jung e Wilhelm parlavano. Configurazioni, chiaramente noi sappiamo che la circolarità è perfettamente attinente all'esperienza visionaria, e ne parlò anche Dante in modo molto preciso. Qui abbiamo un mantra inscritto in una configurazione mandalica. Per dirvi l'importanza di questo mantra, un giorno andai a visitare, fui ospite in un tempio tibetano alle pendici dell'Himalaya, e ero un po' scrutato, cercavano di capire cosa facessi, perché mi ritiravo nella mia stanza, stavo lì un bel po', poi andavo su per le colline, eccetera, eccetera, poi mi hanno visto in una grotta, e allora a un certo punto uno mi fa Ema Kiri Kiri, che è il primo verso di questo mantra, no? E io gli ho dato la risposta. Ah, Zocemba, dice, tu sei un praticante di Zocen, beccato. E quindi dopo così abbiamo un pochino chiacchierato, ma è per dire che tutte queste cose non sono leggenda, sono praticate e sono vissute sia in Tibet che in Cina, eccetera. Qui abbiamo, vabbè, appunto, raffigurazioni, ecco, qua ci abbiamo. Ecco, qui abbiamo una rappresentazione della disarmonia.
Cioè, perché si pratica? Perché c'è disarmonia esternamente o internamente. Quello è l'esagramma della disarmonia. Per portare l'armonia, che cosa deve accadere? La luce va interiorizzata, poi vedremo meglio questo tema, e vanno prodotte le pillole, la pillola bianca e la pillola rossa. Ecco qua. Vabbè, questo appunto due qualità di drago che confluiscono in questo Atanor. Ecco qui, vedete appunto il Tao Tie che sputa la gamba dell'Atanor. E l'Atanor ha una forma anche molto di campana capovolta. Ora, qui abbiamo ancora simboli, adesso non ci attardiamo perché sennò non si finisce più. E qui abbiamo curiosamente un Garuda, perché questo è un Garuda. Un Garuda che è un uomo, mezzo uccello, che viene sicuramente dalla tradizione persiana, da Fanes, da appunto da questo primo essere, protogono, e ha anche una sua similitudine con la tradizione amerindia degli uccelli di tuono. Comunque sia, ecco, c'è questa, qui c'è un cambiamento di stato, c'è il piccolo che se ne va in questo esagramma e la liberazione. E qua vediamo il praticante che ha attorniato dagli antichi maestri che lo guardano, no? Che lo scrutano un po' così. Allora, adesso pratichiamo assieme una pratica estremamente semplice. Vi chiedo gentilmente di chiudere gli occhi, iniziamo a fare questa prima pratica assieme. Quello che fate ora è di chiudere gli occhi e di rilassare lo sguardo. Rilassate lo sguardo, proprio come se non guardaste, insomma, come se semplicemente rilassaste gli occhi senza puntarli, senza fare niente di particolare. L'unica cosa che c'è da fare ora per voi è rilassare sempre di più lo sguardo. Ora, nonostante voi abbiate questo sguardo completamente rilassato, vi chiedo di porre la vostra attenzione, ma non lo sguardo, solo l'attenzione, di porla di fronte a voi. Di fronte a voi con gli occhi chiusi, chiaramente. Con gli occhi chiusi, quindi voi guardate nel vostro spazio interiore cosa succede. Potreste avere l'effetto della luminosità di questa sala, potreste avere l'effetto di cambiamenti di stato emotivo nella vostra attenzione. Ma certamente potrete vedere qualche colore, uno o più colori, possono essere estesi, minuscoli, come delle fiammelle, come dei flash, come cose che si muovono, ma certamente individuerete qualche colore. Io ora vi lascio
in questa apparentemente semplice, quasi banale contemplazione, perché sarà l'inizio di ancora altre esperienze che faremo insieme. Ora vi chiedo di appuntarvi quali sono o quale è il colore o i colori che sono stati maggiormente presenti. Molto bene. Ora potete aprire gli occhi e passiamo a una seconda tecnica. La seconda tecnica è, per una volta nella vita, mettete gli occhi dove vi pare. Cosa vuol dire? Che se voi siete da qualche parte in compagnia, non potete fare cose di questo tipo, non so, mentre uno vi parla, oppure inchiodare qualcuno con lo sguardo, chiaramente no, no? Oggi, ora, potete farlo perché semplicemente andate dove gli occhi vogliono, per il vostro beneficio, per il vostro piacere, andare. E tutto il corpo segue questa volontà degli occhi. Non chiedetevi perché, andate e basta. Potete tenerli semichiusi, aperti. Non vi dico chiusi semplicemente perché sennò dopo si dorme e non è funzionale al nostro scopo. Può essere che vi fermiate in un luogo preciso o che restiate in movimento, può essere tutto. Fate quello che vi pare. Bene, riportate, come dire, la vostra testa al centro. Allora, se voi volete aiutare un amico che sta tenendo una conferenza o una lezione, rischiate di ipnotizzare tutta la sala, perché basta uno che faccia questo. Capito? Ipnotizzare poi cosa vuol dire? Vuol dire assorbimento. Questo è il punto. Difatti, per l'occidentale può essere utile, come dire, una blanda forma di autoipnosi che poi è concentrazione, perché è simile e parallela al samadhi, cioè all'assorbimento meditativo. Samadhi, semmai cinese, zammai giapponese. Stessa roba, ci arriveremo anche lì. Proseguiamo. Oh, non ho l'ora. Eccolo qua, sì, perfetto. Bene. Allora, Shen energia celeste, spirito, Qi energia bioelettrica, Jing energia precedente, ancestrale, ereditaria e alimentare, cioè quello che mangi e quello che hai ricevuto dai tuoi antenati, diciamo, geneticamente. C, energia bioelettrica, circolazione, meridiani, punti, poi ci sono vari C, prana, energia biomagnetica,
respirazione, però l'altra è la circolazione, questa è respirazione, nadi, cioè canali, bindu, cioè cursori, e vayu, che sono i venti che muovono queste forze. Entrambe hanno a che fare con la funzione nervosa informatrice, organizzatrice. Ecco qua, ci abbiamo appunto la pratica che stiamo per fare ora. E vediamo se c'è qualche cosa prima, poi dopo ci arriviamo. Nel cuore, vedete la scritta Shen, Shin. Dunque, si parlava di tecniche. Ora, tutte queste, queste sono le raffigurazioni nel palazzo d'estate del Dalai Lama. Questo era stato, chi l'ha fatto fare questo murale, è stato il quinto Dalai Lama, quindi si va indietro nel tempo. E queste sono tutte tecniche, con tutti, si vedono i vari canali, eccetera, quella lettera. Allora qua c'è, per spiegare, c'è qualcuno che sta praticando di fronte a una cascata, però i suoi canali sono di colore intenso, caldo, quindi vuol dire che sta praticando il Dumo, però con la visualizzazione della A, perché ora sta integrandosi con l'elemento acqua. Vedete che c'è la A sempre scritta, però come se fosse di acqua. Ecco. Vabbè, dopo poi se ne parlerà magari la prossima volta. Allora, il segreto mantenuto tale per mille anni, come dire, sottotitolo, rivolgere la luce indietro. Allora, l'idea di questa tradizione è che abbiamo parlato prima di questa camera che è nel cuore, che è, come dire, il punto fermo, il fulcro dell'esperienza. Poi c'è la luce che è dappertutto. Quindi la luce è dispersa, questa è l'idea di questa tradizione, è dispersa in tutto l'universo. Allora tu cosa devi fare? Riportarla proprio in relazione con questo centro immutabile dell'essere, ma anche, diciamo, dell'energia. Questa pratica del ritorno della luce si chiama Qin Gong, perché scrivono X ma non è X, è Qin Gong. Allora, la luce è dispersa, dimenticata nel nostro sistema, cioè in modo disordinato nel nostro sistema. Ed è disordinata, lasciata smarrire in tutto l'universo. Se voi ci fate caso, no, spesso può essere che la nostra attenzione sia chiamata fuori e veniamo magari coinvolti in situazioni di vario genere. Dunque, la luce va fatta ritornare, radunare, congelare, cristallizzare, dopodiché si muove, può muoversi, può prendere la forma delle nostre azioni, della nostra esperienza. Allora, ci fa comodo una spiegazione tibetana che parla delle tre relazioni con la realtà. La prima relazione con la realtà è quella della proiezione eidetica, per cui abbiamo queste tre qualità dell'energia, perché dove tu poni la tua attenzione, poni la tua energia. Allora, Cel è quando tu proietti, poi c'è Rolba, che è quando tu introietti. Rolba è quando tu introietti. Esempio tipico, noi pensiamo, non so, che tipo culturalmente, che un santo debba essere una persona che si comporta in modo XY, no?
perché questo viene dal mondo esterno, quindi ce l'immaginiamo così. Esempio, ho incontrato un maestro di caratura eccezionale che non faceva nessun effetto, perché era un uomo estremamente traumatizzato, aveva avuto delle esperienze da paura nella sua vita, quindi era tutto un po' così, un po'. Io però ho percepito chi era, perché avevo una presenza che riempiva tutta la stanza. Però non è che questo qua era, non so, in giacca a doppio petto, con i portaborse, con gli occhiali scuri, capito? Era uno che sembrava anche scemo, per dire, no? Quindi la nostra cultura ci condiziona. Ok, questo è Rolba, ma non è solo questo Rolba. Rolba è il fatto che noi introiettiamo come fatto vero, fondante, tutto quello che succede, diciamo, fuori di noi. E poi c'è Dan, il terzo tipo di relazione con la realtà, che è il tipo di relazione purificata di cui stiamo parlando. Diciamo che la luce è ritornata indietro, secondo la visione cinese. Qui abbiamo il discendente di questo lignaggio, dopo questo alchimista Lu Dunbin. Qui questo regge la spada, perché appunto la spada è il simbolo dell'alchimista Lu Dunbin, e c'ha, mi pare, una lanterna, appunto, perché sì, è la spada dell'alchimista, ma è anche la luce spirituale. Qui abbiamo gli otto immortali, Lu Dunbin è quello lì appunto con la spada dietro. Sarebbe da dire che anche quello all'estrema sinistra, anche lui è un alchimista, ma dopo si fa tardi. Allora, qui abbiamo il lignaggio della scuola Quanzenbai, scusate, Chuanzenbai, che è la scuola della realtà completa. Qui abbiamo Jung, piuttosto anziano, però con una bellissima foto comunque. Qui abbiamo la casa di Wilhelm, dove aveva questo Bagua, questo simbolo appunto cosmologico cinese nel suo giardino, con una scritta appunto. Qui abbiamo le lettere di Jung a Wilhelm. Allora, prima che Wilhelm morì, ebbi una apparizione. Di notte andai a letto, sembrava, cioè, e dopo un po', after a while, as though it were growing lighter, dice, a un certo punto mi sembrò che ci fosse un pochino più di luce nella mia stanza. Immediatamente vidi un cinese con una gonna di cotone blu e potevo vedere ogni dettaglio, ogni filamento di questo della stoffa di cotone, e aveva nelle sue mani aveva le sue mani nelle maniche e si inchinava profondamente a me, e stava per dirmi qualche cosa qualche cosa. Basta. Questo evento mi ha spinto ad andare da Willem, appunto stava scrivendo questa cosa. Era autunno inoltrato dell'anno prima che lui morì, perché andò a chiedergli qualche cosa, perché presumibilmente, come ho detto prima, lui aveva già esperienze di visionarietà, proprio perché aveva trovato questa tecnica del deliquio e dell'approfondimento degli archetipi. Però sapeva che questa via della realtà completa aveva a che fare con la visionarietà. Quindi andò dall'esperto. Allora, qua è Wilhelm, appunto, sinologo, scritto, che dice: ora noi dovremmo essere capaci di vedere il cosmo e l'individuo uniti in relazione. Noi dovremmo vedere il macrocosmo, il microcosmo, quali e sono tali. Come
come semplici parti di un uno unificato, di un centro di energia unificata. Questo era una cosa, appunto, sicuramente da una sua conferenza. Qui abbiamo Assagioli, poi dopo parleremo di altri personaggi, ma ora andiamo appunto a una pratica importante che io stesso seguo raccontandovela sul testo, perché deve essere precisa. Vi chiedo ancora di chiudere gli occhi e voi due di allontanarvi leggermente. Ecco, perché, ecco, sì, bene. Allora, chiudete gli occhi e vi mettete in questa posizione. Considerate che nelle mani state, diciamo, tenendo qualcosa. Poi ora inizierò a spiegarvelo. Allora, immaginate il sole rosso nel cielo davanti a voi. Ora andate con le due mani ad accogliere il sole, a prendere il sole. Quando avete preso il sole, lo percepite nella sua forza radiante, amorevole, illimitata, ispirante, e lo avvicinate al volto fino a mettervelo nell'occhio sinistro. Ora abbiate cura di continuare questa percezione della presenza solare nel vostro occhio sinistro, perché anche lì il sole chiaramente sta irradiando. Ora, nello stesso modo, di fronte a voi si manifesta la luna, quindi se volete create anche il campo oscuro che la accoglie. La guardate, ve la godete, ha tutto un altro effetto, la luna. Se dovessimo raccoglierla, certamente sarebbe molto differente dal sole, avrebbe una luce di altro tipo, irraggerebbe in un altro tipo di modalità. Sarebbe quasi impalpabile. Bene, andiamola a prendere. Andiamola a prendere e la portiamo verso il volto, contemplandola ancora, e la posizioniamo nell'occhio destro. Ora potete contemplare alla sinistra il sole, alla destra la luna, nei vostri due differenti occhi. E ora, con il movimento della mano destra e della mano sinistra, fate un gesto come per unire i due astri al centro, nel terzo occhio, fra le due sopracciglia, laddove si forma una perla di luce bianca. Questa perla di luce bianca manda un alone
così potente, così denso, da essere come la perla stessa, è come se la perla si accrescesse come fatto luminoso, ma anche materico. Una materia di luce sta irradiando all'interno della vostra testa e la perla di luce che era fra i due occhi, piano piano, prende la grandezza di tutta la testa. E rimanete nella meditazione di questo stato di radianza. Dell'unione di sole e luna. Questa forza va oltre la forma della testa, irraggia tutt'attorno. Ora ringraziate queste potenze archetipiche. Fate un inchino. Ringraziate di dimorare in voi e con rispetto chiedete che continuino a dimorare in voi e con altrettanto rispetto portate le due mani fra le sopracciglia. E riprendete nella mano destra la luna e nella mano sinistra il sole e prendete la posizione che vi fece assumere all'inizio. Ora contemplate la radianza nella testa unificata e la radianza dalla mano destra della luna e dalla mano sinistra quella calda del sole. È fuori ed è dentro di voi. Quello che fuori è diviso da voi, dentro è unificato, è completo, è uno. Bene, ora mettete le due mani assieme con rispetto davanti a voi, come per un saluto, come per un inchino, e aprite gli occhi. Bene, molto molto bene. Ok, ora c'è qualcuno che si è arrabbiato, li vedo, c'è una faccina arrabbiata nello schermo lì, nel collegamento. Allora, bene, ora si è fatta quella certa, vediamo cos'altro c'è da raccontare velocemente. No, qui facevo un excursus di vari maestri che ci hanno fatto dono di questa meditazione e che in qualche modo sono io con Corallo Reginelli e quindi poi ne parleremo quando... Adesso voglio solo dirvi che appunto il 5-6 novembre c'è un ritiro a Baricella qui fuori Bologna. Chi vuole partecipare è invitato. Certo, la cosa da capire è che pratichiamo veramente, cioè non stiamo a fare
Micio micio bau bau, cioè facciamo cose veramente sostanziose, quindi chi vuole, chi si sente pronto, sia pronto anche a praticare veramente. Questo è, vi ringrazio della partecipazione e ecco che riappare Cesare. Mi vuoi lasciare un recapito che lo faccio scorrere per chi dovesse essere interessato a contattarmi? Sì. Allora, il recapito è 370 il numero di telefono, tu vuoi dire, no? O quello che vuoi, o mail o telefono. Allora, guarda, c'è appunto bit.ly, ok, slash vita underscore reale. Ok, quello è la pagina dove è spiegato tutto. Allora a questo punto lascerei il banner che tu hai già fatto, così. Sì, ecco, bravo. Allora, difatti, lo mettiamo come commento sotto, come sì, preferisci. Mm-hmm. E poi appunto volevo anche dire che alla Ibis vendono appunto questi bellissimi libri. Oddio, dov'è? No, qua. Questi bellissimi libri, appunto, questo è particolarmente quello di Wilhelm e di Jung. Poi abbiamo invece l'altro del Mistero del Fiore d'Oro, che è quello commentato da Julius Evola. E poi c'è anche un mio quadernetto di alchimia, ma questa è proprio alchimia operativa, cioè laboratorio, però trattata da un punto di vista storico. Ecco, poi entro breve arriverà sia il segreto del Fiore d'Oro, appunto, tradotto e commentato da Cleary. Cleary, esatto. E poi finalmente arriverà anche Zennaikan, dove in quello ci sono spiegate molte cose che riguardano energia, appunto, ciprana, eccetera, che è il mio libro. Bene. Bene. Grazie. Grazie, Leonardo. E ci diamo l'appuntamento per la prossima volta per continuare questo studio, che prende spunto dal mistero, dal segreto del Fiore d'Oro di Liu Tumpi. Le date le troverete sul programma sul nostro programma. E grazie ancora, buona serata a tutti e alla prossima. Buone cose a tutti, buona serata. Buona serata.